Accomodatevi. Vai, grazie, capire. Allora, questa è la preparazione per l'incontro di formazione con gli insegnanti. Scusate, che classe siete? Istituto Professionale Alberghiero di Stato, Carnacina, sede coordinata di? Valeggio Semincio, brave. Cos'è che state preparando con le zucchine? Facciamo un condimento per il vino. Capite, voi cosa state preparando, signorine? Ma come? Passa il tavolo. Molto bene. Sono delle preparazioni abbastanza semplici che forse magari conoscete già o fate già anche a casa. Allora, oggi vi facciamo vedere perché siamo a Valeggio dei tortelli, però non dei tortellini come quelli di Valeggio perché ci avremmo messo troppo tempo a farli. Allora, vi facciamo vedere i tortelli ripieni di patate accompagnati con una crema di zucca. Ok? E poi vi faranno vedere anche le mie ragazze, sempre tra un tempo e l'altro che riposo la pasta. Abbiamo preparato dei gnocchi di patate e questi li facciamo con un ragù di verdure che è già sul fuoco. È un ragù molto semplice, dopo comunque vi spiego anche le ricette, insomma non è che me le tengo su un lo stesso, insomma, non è che non ho problemi da questo punto di vista. Invece di qui facciamo dolci. Vi fanno vedere la preparazione della pasta frolla, dei frollini praticamente di colore, dei frollini con la marmellata, cioè dei biscotti, diciamo. Quindi qui i biscotti e vi facciamo vedere un po' di primi fatti a mano. Sono in contemporanea? No, allora sono in contemporanea. Sono in contemporanea, però ci sono dei tempi di riposo. Okay. Quindi in quel momento magari, oppure uno conosce già come si fa a fare la pasta frolla, magari si mette di qua e si guarda la pasta fresca, oppure uno sa già come viene fatta la pasta fresca e intanto si guarda i biscotti. Comunque ecco, tenete presente che io vi spiegherò la ricetta dall'inizio alla fine. Allora, io voglio presentarvi invece Isola. Isola è davvero uno chef, è un bravissimo decoratore, è un bravissimo costruttore. Lui mette delle cose apparentemente semplici, ma in realtà i suoi alunni e lui sono davvero dei maestri in questo. Per cui vedete delle cose fatte dentro la scuola alberghiera con tutte quelle regole, la disciplina che è fondamentale per la costruzione di cittadini che voi conoscete, che non si vedono dall'esterno. E l'idea è anche quella di spiegarvi come funziona la scuola alberghiera, perché poi voi siete insegnanti che hanno a che fare con degli alunni. Guardate, loro lo sanno meglio di noi, sbagliare una dose, cosa vuol dire? La pasticceria è una cosa... Tutto. Sbagliare i tempi di cottura, cosa vuol dire? Esatto. Non fare attenzione a qualcosa in forno, cosa vuol dire? Cioè, la scuola alberghiera, rispetto a tante altre scuole che comunque formano i cittadini, è un altro approccio culturale. A parte che si basa su un'arte millenaria, che è quella della sala della cucina, è millenaria. Ma la cosa fin dall'epoca romana, insomma, Luculiani si chiamavano gli antichi perché erano davvero straordinari, ma ci tengo a dirlo, richiede un impegno, un'attenzione e un ordine, e una disciplina, una pulizia che non troverete in un'altra scuola. I ragazzi, perché avete la divisa bianca? Oppure si vede subito lo sporco quando avete qualcosa. Cioè tutto è bianco per immediatamente poter riconoscere quando c'è qualcosa che... Perché una minima contaminazione cosa vuol dire? Che le persone stanno male. Vuol dire, siccome quello che producono e che insegniamo a loro a fare nella scuola alberghiera è quello che poi entra nei corpi delle persone e noi siamo quello che mangiamo. Se mangiamo bene, stiamo bene. Se mangiamo male, stiamo male e cresciamo male. Per cui è, credo, una delle discipline più complesse che potete conoscere. E questa lo potete capire solo osservando poi loro lavorare. Quindi non rubo più tempo. Volevo citare, insomma, dirvi che Isola è un collega, ma è anche l'ideatore e il costruttore di un concorso nazionale straordinario che si chiama Internazionale ormai, che si chiama Ristorazione Diversa,
dove partecipano alunni con diversi gradi di disabilità di diverse scuole alberghiere italiane ed europee ogni anno qui, e si confrontano sia nella cucina che nella sala caffetteria, ma proprio anche nell'arte della presentazione e dell'esposizione del piatto, non solo nella preparazione, con una giuria d'eccellenza. E lui è uno dei fautori di questo concorso che ha un successo incredibile. Ma a maggio ci sarà un evento straordinario, straordinario per la città di maggio. Ecco, ci tenevo a... Allora, diciamo che non è aperto al pubblico, però ovviamente se magari qualche scuola mi dice guarda, veniamo con due o tre ragazzi perché vogliamo fargli vedere questa esperienza. Cioè c'è un problema, vi accogliamo, vero? Non è un problema. Cioè, ci sono 80 persone dentro che in quella settimana lì abbiamo tutti i 450 lì della scuola che lavorano per quella manifestazione lì. Quindi, Pensate che a livello educativo la collaborazione, il supporto, l'impegno con questi ragazzi che hanno delle degli impedimenti, chiamiamoli, e sono lì a loro supporto, anche a controllo, perché fanno anche i controllori che ne sono vari, perché sapete ci sono i professori, i genitori, eccetera così, ed è un vero, vero proprio concorso, è la loro festa, dove si vede la felicità. Io ogni volta che c'è piango di emozione. Volevo presentarvi le mie allievi. Ragazzi, là davanti alla telecamera, forza. Volevo presentarvi le mie allievi perché ci tengo, perché loro sono quattro ragazze che tre delle quali porto sempre a fare i concorsi con me in giro per mezza Italia. La quarta ha iniziato quest'anno a partecipare a queste manifestazioni. Okay. Due delle quali sono arrivate al terzo posto a livello nazionale su un concorso riguardante il pecorino. Okay. Valutate da uno chef 3 stelle Michelin e su 80 istituti hanno partecipato e hanno vinto terzo premio. Bravo! Ho creato una squadra di loro tre più un ragazzo che hanno partecipato a diversi concorsi l'anno scorso in diversi modi. Allora, lei è Vittoria. Okay. E vi farà vedere insieme a Gaia le pasta frolle. Okay. Lei è Maddalena e lei è Irene e vi faranno vedere tutto quello che riguarda. Allora sono 500 grammi di farina. La pasta frolla si fa 5 uova, 300 di burro, 200 di zucchero, 3 uova e a piacimento si può aggiungere il cacao. Poi, e la decorazione. Voi avete guardato di qua. Mi dà la vostra mail e vi disco le ricette di là. E faremo il contrario, ok? Il cioccolato è un altro. Come mi date la vostra mail dopo la fine? Mi date la Stefano. Sì, sono sia normale che cioccolato. Carichiamo tutto sul sito col video. Esatto. Con nominativo. La base è questa. Allora, praticamente adesso lei mette le uova all'interno della fontana di farina, ci aggiunge un po' di olio extravergine d'oliva. Noi vi faccio vedere su questo, però principalmente la cosa più importante della pasta frolla è che non si deve lavorare troppo perché il burro se si scioglie non si può più lavorare. Praticamente è un cucchiaio con di olio d'oliva. Il burro con l'olio di zucchero, quindi lo amalgamiamo sale. Una volta che sono amalgamati, aggiungiamo le uova e amalgamiamo ancora. Questo qua abbiamo sale rosa solamente perché secondo me perché dopo l'hanno mescolato i ragazzi insieme ad altri, ma il sale bianco sempre sale. L'altro trucchetto è quello che facevano le nostre nonne, è quello di mescolare praticamente le uova con la farina all'interno della fontana prima di impastarlo per evitare che dobbiamo, io dico sempre anche ai ragazzi di prima che lo fanno, dobbiamo rincorrere il tavolo. Sembra difficile, ma effettivamente è una cosa piuttosto semplice. Una volta che si impara a farlo, la prima volta che si fa, si dice che non è così difficile. È differente, perché la farina si cambia. Come mia moglie fa male il risotto, noi non siamo capaci, però mai il risotto, io lo faccio fare una volta. Mia moglie ha preso un po' di
cioccolato, quella cannella la cannella, invece la pasta non diciamo che la pasta fresca si può fare con tutte le tipologie di farina, però ce ne sono alcune che non vanno. Poi sai montare questa la farina di riso, solo questa pasta cioccolata. Infatti impastare la fine del riso per fare la valigia è impossibile. Se uno ci dia quello che consiglio, prende la farina di riso un po' meglio, non si sta allargando, è un mix. Ma c'è anche il mio farina di riso. Vabbè, è un mix. Farina di riso. Esatto. Però non è solo farina di riso. No, c'è. Perché se non ci sono di farina di riso, non ce la fai. Ci ho provato anni fa, perché purtroppo faccio anche una sessione di qualificazione. Solo ce ne sono, si lavora con il sì. E si ammorbidisce. Ma c'era un battito e sono convinto di dire che non conosco le mani. Ma le mani sono più calde. Volevo fare pane di riso. Non è venuto niente, non è neanche evitato, perché ho deciso di fare dei piscinoni, dei croccanti. Però è una No, però avevano già sperimentato il tuo sì, vedi perché quindi diciamo che la pasta fresca viene fatta vedete questo si può fare che non ci mette la mano a quella integrale a quella dopo serve perché zero, uno, io sono diabetico quindi ho preso la farina integrale che è la 2 ho provato su supermercato oppure uso la farina totalmente integrale per fare questi impasti, no? Invece devo fare il pane con la 2 perché lievita. Invece se io lo faccio, io lo facessi. Cioè se andate al supermercato per fare il pane integrale, non è pane integrale. Non lievita il pane integrale, è proprio pesante. No. Quindi cosa fanno? Mescolano la farina 00 con la crusca. E dicono che è integrale. Infatti la prima volta che sono andato da Martinelli e vedete guarda che quel farina è integrale. No, effettivamente farina bianca mescolata. Quindi la pasta praticamente la dose per fare la pasta è un uovo per ogni etto di farina. Ah, qui in sotteria la invece fa i lini. Però qui lei non avrebbe più usato la farina. Bastare come la farina l'hai usata? Sì, ho parlato di bianca. No, perché stavo dicendo sta impazzendo perché la vedo che sta... No, mi sta spiegando. Allora, prima 00 che è questa, ma la differenza è solamente una questione di macinatura. Quindi, cioè, questa cosa semi integrale è un'altra cosa. No, è uguale. È sempre la farina di grano duro, però macinata di cosa? Cioè due. Cioè, 00 è la più fine. 00, poi c'è la 0, che solitamente viene utilizzata per fare il pane, per fare il cose così. Dopo c'è la 1, che la vedete ha un colore anche diverso, come se c'è davvero un colore tipo così, quasi nero. E poi c'è la 2, il commercio adesso non mi ha portato anche la 2, fortunatamente. Se vuol dire che è semi integrale, quindi ha una quantità di chiamiamolo sporco, è la parte esterna del frumento, ok? Quando che della scuola succede. No, praticamente me la rende un po' più integrale, diciamo. Infatti la chiamano semi integrale. Questa qui tipi di impasti si può campare anche con la farina integrale, altri impasti. Il pane è perché deve essere integrale, se no è solo pesante. Beh, ovviamente uno o è un cuoco o è un panettiere o è un pasticcere, ok? Io loro dico sempre o siete dei cuochi o siete dei pasticceri o fate fare niente. Contrario che diversi, ok? Però ovviamente se devo insegnargliela devo sottolineare. Io ho provato da autodidatta a fare il pane integrale con la farina integrale. Ma questi ci devi fare questi video. E non lievita neanche se ci metto. Io per me ci metto che non so il farlo, sono sempre
sempre fatto le cose. Lascio le cose di fare il quadrato di là. Ogni c'è la lontana, no? Ho visto tutto. Allora, questo è il problema, non è che il problema è che non è il passaggio della plastica nel cibo, cioè perché io posso anche la, quanto può esserci dentro questa plastica, però il fatto è che non deve rimanere lì troppo tempo, nel senso che io non posso lasciarla lì tutta notte, allora le dico signora, allora insomma non è molto il massimo, oppure mi serve come copertura, cioè se io ho una... parmigiano che è coperto quella pellicola lì, copro, ma non è a contatto con la pellicola. Ma io posso anche scuocerci, cioè di solito noi possiamo fare anche queste cose qua. 300 di burro. Io posso anche cuocerci qua dentro, ma se sei nuovo, lo faccio bollire qua dentro. L'importante è che io, quando ho voglia, e non lo lascio lì, che il passaggio è importante, la pietra rimane lì. Quella che sto usando la farina di cotto zucchero? Sì, no, il rimane lì. Esatto. Possono usare anche altre farine, no? Sì, certo. Anche le farine meno rovinabili. No, questo non è un problema. Sarà pronta l'esperienza. Ma sì, no. A volte io ragazzi di posto, in cucina non c'è cucina, non c'è tempo, quindi fate le tirate, no? Però se la devo pronta è... Allora adesso la tiriamo. Allora facciamo un mandarello per un motivo solo, che c'è la compensazione di frigo. Non la facciamo con mattarello perché probabilmente è perché è una questione di tempo. Nel senso, nelle cucine professionali, cioè, abbiamo delle persone che sono assunte per fare quel lavoro lì, oppure... Aspettiamo, non vogliamo tirare. Faccio vedere. Allora, lo spessore è... praticamente io a loro ho sempre insegnato che partono da 10, vai pure avanti che anche se lo vedi nella mia mano, partono da 10 fino a 1. Ovviamente essendo una cosa che poi va ripiegata su se stessa, non deve essere troppo grossa, perché se io faccio troppo, cioè anche già sul 3, che vuol dire 3 è un problema, ok? Ma perché teniamo un evento o un perché poi vi dicevo, ad esempio mi chiedono sempre facciamo 1,5, facciamo 1, perché se io lo faccio 1,5, poi quando la ripiegata mi diventa 3, quando la ripiego a coltello mi diventa 6, perché ripiegando il bordo, ok? Invece a 1 mi diventa 2 e poi sostiene insomma. Allora. Sembra facile, No, a vedere lui è un stupidaggine, noi non siamo riusciti a farlo. Smolta lo farete. Solitamente se in un piatto grande mettiamo tre. Ok, visto che siete quel numero facciamo due e facciamo assaggiare. Questo che rimane sempre tutti sempre. Prego. Ah sì, allora, questo qui è molto semplice. Sì. È solamente la cipolla tritata. Cipolla tritata con un paio di spicchi di aglio, si fa rosolare con un po' di olio d'oliva. Aspetta, aglio e cipolla. Aglio e cipolla, sì. Si fa rosolare con un po' di olio d'oliva.
si aggiungono le patate. Perché faccio uno zucchero. No, crude, crude. Si aggiungono le patate crude con questa cipolla e aglio. Si aggiunge un goccino di acqua. Un po' di dado fatto in casa, perché ieri abbiamo fatto il dado e quindi le ragazze oggi ci sono vedute. Non di vegetale. Sì, sì. Un bel dado vegetale, abbiamo fatto ieri. Abbiamo fatto tutti i rossetti, li abbiamo tutti in surgelatore. E... Allora, sì. Sì, puoi farlo anche così. Ok. Allora, lei ha fatto... Aspetta che ti inquadro le mani. Girati di qua. Ok. No, non l'ho visto. Me lo devi rifare, Isola, qua davanti. Faccio quanti ne vuoi, ti fanno 20. Ok, schiaccia bene il bordo. No, sì, rosmarino. Rosmarino. Allora, rosmarino tritato, se abbiamo fatto cuocere con un goccino di acqua, niente di che. Parmigiano e ricotta. Quando sono cotto, parmigiano e ricotta. Aspetta che filmiamo, fatevi vedere, ragazze, che vi inquadro le mani. Sì, chiudilo. E adesso li girano. Sì. Lo fai così. Ok. Lo fai come faccio io. Va bene, fatelo vedere davanti alla telecamera perché il professore ci ha messo la mano davanti sul più bello. Vediamo voi riuscite a... Allora, ci sono diversi metodi, si può far cuocere la zucca in forno, però io non lo uso mai perché mi rende dolce. Il dolce viene fuori lo stesso, nel senso che se io la cuocio in forno, mi si concentra tutto il sapore della zucca. Ripeto, sono due scuole di pensiero diverse. A me, sinceramente, i gusti troppo forti non piacciono tutto. O sono forti, cioè o faccio un risotto con l'anguria, sapete cos'è l'anguria, ok? O faccio un risotto con l'anguria e glielo faccio assaggiare per me, insomma. Oppure quindi o il gusto deve essere forte, o il gusto deve essere delicato. Facciamo di più. Quindi, una delle preparazioni è ma cuocere la zucca in forno, spulciarla, tirare via la polpa, mescolarla con solitamente un paio di parmigiano, sale, pepe. Sì, beh, non credo che però in casa si abbia una parte di tutti, abbiamo una sola. E mostarda. Quella mantovana, 5 minuti, la di 2 ore. C'è? Qual è il problema? Questo è il problema. Ok. L'altra invece è molto più semplice. Aspetta un attimo, la dolce moscata, sono spezie che a me piacciono molto, sì. Però cerco di metterle sempre meno possibile. Voglio che ci sia questo. Se uso le patate, lei deve sentire le patate, se quella roba lì in bocca, quando le va in bocca, deve ricordare che le patate al fuoco. Non posso metterci io. E vedo una diventa esempio, ovvero dentro non ci andava, però per dire se la nostra idea era quella di farvi assaggiare, farvi ricordare delle patate al forno, ok, è ovvio che mi metto dentro una moscata, ok, è come il ragù di verdure che ho preparato prima, voi sentirete che in bocca sentite pomodoro, sentite le carote, sentite, ma anche perché come loro sanno perfettamente a me piace che le verdure si sentono in bocca, sì. Perché purtroppo ce le danno già all'ospedale se dobbiamo andarci. E poi quando diventeremo anziani a certe età ce le danno lo stesso. Okay. Guarda che sei registrato, ma cioè. Dobbiamo fare, non è così una roba brutta. Ecco, quindi l'altra è molto simile, cambia solamente il metodo. Cioè, sì. Al vapore. No. Allora, io di solito la faccio di sale, perché poi l'acqua mi toglie gran parte dello zucchero. Perché glielo rimetto poi lo zucchero, perché ci metto dentro le amarette, no? Ma chi vuole sacare le amarette? Ci metto dentro
dentro è il metodo di cottura della fumatura. Mi piacerebbe che si presentassero da quale scuola vengono, perché alcuni sono qua proprio di Valenzo, sì. Amici di Valenzo. Però, diciamo a Valentino che è arrivato. Io sono alla scuola primaria di Valenzo. È il coordinatore del plesso. Perfetto. La signora nel fondo è una mamma. Sì, è la mamma. Genitore di questa alunna, bellissima alunna. Io Bosco Chiesanuova primaria. Ah, bene. Io Cerea, sono, lavoro alla scuola di infanzia. Io Donato. Non so. Io Beano, scuola primaria. Te lo lui? Scuola primaria Valigio. Scuola Valigio anche lei, ma dite il nome e cognome, non esistete solo per la scuola. Poi abbiamo la nostra Leonardo 25. Lei insegna in ospedale. Allora, la destra, si lavorano troppo, bastano un po' di messi da e aggiungere farina o zucchero. Bellissimo. Ne parliamo dopo. E tu da dove? Io sono di Cipro, di Nove Colli, e ogni frase ci dà anche come? Ah, Besali, 504. Sì, posso venire anch'io, Ah, sì, sì, non è che... Se volete, se mi va bene, finirei prima che scoppiamo qua, se lo facciamo vedere in piattato, ve lo assaggiate, ve lo mangiate, e intanto vi facciamo vedere i gnocchi, ok? Sì. Allora, questa cosa serve praticamente per continuare a fare la nostra. Molto spesso noi impastiamo col macchinario e resta molto ruvido. Sembra quasi una pasta. Allora o ci perdiamo molto tempo a impastare con le mani oppure la continuiamo a passare nella mano. Passare nel macchinario poi mi dà anche l'elasticità, la mia attiva, quella che è il glutine della farina, okay? Mi dà l'elasticità del fatto. Come vedete la pasta è molto liscia. Lo fate lo stesso perché questo cosa attiva le glutine, no? Quindi l'impasto diventa sempre più elastico. E se l'avete dato? Uno. Voi valeggiai e vi viene mal di pancia, guardate, fate un segno, ma lo so. Scusateci, non vuole male, ma insomma ecco. Prego. Sì. Per cui non bisogna schiacciare, per usare il mattarello non bisogna schiacciare, perché se si schiaccia, man mano che schiaccia le tinte tutte schiacci a parti, si rompe e diventa più sottile. Bisogna utilizzare, il mattarello viene utilizzato solamente nel peso, oppure quando le nostre nonne usavano il mattarello quello sottilissimo, lo usavano in un certo modo che facevano in modo che la pasta scendesse dal tavolo in modo che il peso tirasse la pasta, no? Informazione sulla cucina, oggi a Valerio sul mito sui biscotti. Io gli ho insegnato anche a loro che per iniziare da 10 fai 3 o 4 giri su 10 continuando a piegarla. Poi man mano che scendono riducono anche il numero delle pieghe. Ok, proprio perché in questo modo si attiva il glutine contenuto nella farina e io la rendo più elastica. Hanno già preparato cinque-sei minuti, finché passa l'acqua dentro nel ripieno, perché la pasta fuori si cuoce in fretta. C'è un trucco per vedere quando è pronto.
No, ci sono 6 minuti d'orologio. Il trucco è quello. Se sbagli il cliente protesta perché si può. Si chiama occhio, detto da mamma, è vero? L'occhio. Sì. Signorine, sì? Le salse cosa avete preparato? Intuito. Questa è la base, guarda. È una salsa di zucca. L'abbiamo capita. Sì. Con la zucca passata in una cannella. E la base, che cos'è la base? Della, sotto la... Frito con la cipolla e olio, e zucca tagliata a pezzi, poi cotta e passata in un mixer aggiungendo un po' di panna. Sale? Ah, capito. E queste che erbette sono? Quelli sono degli spinaci saltati semplicemente con del burro per prendere il piatto. E questa che avete preparato, che è un altro condimento immagino per i tortelli? Per i gnocchi. Per i gnocchi questo? Sì. È un condimento con pomodoro e verdure che sono zucchine. Una e... specie di ragù di verdure? Sì. Ma non c'è carne però? No, no. Caspita. Guardate che poi a casa i mariti saranno felici. Finite là e possiamo vedere il piatto. Venite avanti. Venite, no? Quando vorrete stupire qualcuno a casa. Adesso vogliamo un commento dei commensali. Vedete che la filmo questa. Forza, provate. Questa frolla si fa 100 di farina, 300 di burro, 200 di zucchero, 3 uova e a piacimento si può aggiungere il cacao e la decorazione della fatta. Mi dà la bocca a me e mi disco le ricette di là. La cannella è stata di fare un po' fare quel puntaio, ok? Il cioccolato è un altro tipo. Mi dà la bocca a me, lo faccio. Normale, carichiamo tutto sul sito col video, sarà caricato tutto, con nominativo. La base è questa. Allora, praticamente adesso nei mesi le uova all'interno della sua casa. Allora, voglio essere del perché se si troppo di lavorare noi vi facciamo vedere adesso che si fa, però principalmente la cosa più importante della pasta frolla è che non si deve lavorare troppo perché il burro se si scioglie non si può più lavorare e iniziamo con il mescolare il burro con lo zucchero, quindi lo amalgamiamo insieme. Una volta che sono amalgamati aggiungiamo le uova e amalgamiamo ancora, poi aggiungiamo la farina, lo spostiamo e
questo qua dobbiamo fare la nostra vita perché dopo l'hanno mescolato i ragazzi insieme all'altro, ma fai bianco. Mettiamo in frigo un paio d'ore. No, ma c'è stamattina, non so, ma è forse il freddo che... La naturale è proprio che inizia a fare... Cos'è che preparerai oggi? I biscotti, faccio tre tipi di biscotti, un tipo con il cioccolato, un tipo con la cannella e la marmellata e un tipo invece classico da intingere nel cioccolato fondente. Wow! La pasta fresca si può fare. Allora, col mestolo di legno ovviamente, non con le mani, perché le mani sono troppo calde. Adesso noi semplicemente mescoliamo burro col zucchero per farle amalgamare. Però l'avevano già spezzettato il burro apposta. Sì, vedi perché sono complicata la vita, farlo già diciamo che la pasta fresca. Vedete che non ci mette la mano dentro. Perché noi il corpo umano ha 37 gradi, 33 scioglie il burro. Oppure uso la integrale, è un altro uovo. Ah, qui biscotteria, là invece tortellini alle patate. Scegli dove andare tanto poi. Tre tipi di biscotti molto particolari. No, mi sta, hanno già spiegato cosa farà, ma adesso... Quindi sei te la campionessa, ecco perché il capello nero. No, così? No, semplicemente quelli che dalla scuola si scuola così, così mi hai chiuso la prova. Poi c'è la 2. Ascolta, quanti anni hai? Adesso ho scontato anche la 2, fortunatamente. L'anno scorso è scena integrale, quindi ha una quantità di... Ma... Avete un super professore. È la parte esterna del movimento. Okay. Quando mai sentirete degli alunni parlare così di professore della scuola superiore? Solo che vince il concorso. No. No, è perché Isola Casa Grande è Isola. Integrale, diciamo. Io direi che siamo semi integrali. Una volta che si è mangiato con zucchero con burro, ovviamente questo si può fare anche con il mix, a caso che questo è l'ultimo. Sì, più che altro l'unica cosa in questo passaggio è stare attenti a farlo velocemente e amalgamarlo il più possibile, perché più si lavora ovviamente più dopo di più. Sapevo, perché con le cose anche io sono autodidatta, no? Ho dovuto imparare da solo come fare il pane. E ovviamente uno o è un cuoco o è un parentiere o è un pasticcere, io loro dico sempre o siete dei cuochi o siete dei pasticceri o fate parentieri, il contrario è diverso. Però ovviamente se devo insegnare la dico, io ho provato da un'idea a fare pane integrale, cuore integrale. Ma questi chi li ha fatti questi bignè? Ecco, poi quando si scioglie un po' troppo di solito cosa fanno? La lasciano riposare mezz'ora in frigorifero che si riprenda con del cellophane intorno in modo che non entri in contatto con altri alimenti perché... Magari leggermente appiattita così si riprende velocemente. Allora, il problema non è che... Non è il passaggio della plastica del pastero, perché io posso anche la... Ma che non deve rimanere lì troppo tempo, cioè non posso lasciarla lì tutta la notte. Allora le dico signora, no, insomma non è molto il massimo. Oppure mi serve per tutto, cioè se io sto in questo parmigiano qua è coperto la pellicola lì, sopro. Mentre impasti. Sì,
possono usare anche altre farine, no, per i biscotti, eh. Anche farine meno raffinate vengono molto bene con la crusca, ci sono biscotti, poi a libera scelta. Ok, poi decidi fare la cosa, però vedo un risultato, ma mi confermi, a me non piace, cioè il risultato non so. Diciamo che il fatto che lo zucchero meno, essendo un perché se lei chiede di mettere in pasta, perché magari dopo bruciarla, la date, la via, curva, mescolare con il frigo, solitamente un paio d'ore, noi l'abbiamo messa mezz'ora, o nell'abbattitore. Sì, beh, credo che però in casa si abbiano abbattuto, tutti abbiano un abbattitore. Beh, in cucina, noi qua alla scuola veria hanno le attrezzature, quella mantovana. In 5 minuti fa il lavoro di 2 ore l'abbattitore. Vedete i coltelli che usano qui? Non sono i coltellini di casa. Ok, l'altra invece è molto più semplice. La luce non scalda. Allora, sono spezie che a me piacciono molto, però cerco di metterle sempre a mio uso. L'autonomia è una delle cose che si acquisiscono e si devono acquisire già dal primo anno. Si prende la responsabilità del procedimento e dell'esecuzione e l'errore diventa parte dell'insegnamento. Un esempio, vero? Ci andava a trovare a capire se la nostra idea era quella di farvi assaggiare, farvi ricordare le patate al forno, è ovvio che questo dentro non sono stata. Come era Gucci, per pure quello che ha parlato prima. A parte quello, i mantovani di solito facevano la crema. Adesso lavorate l'impasto con la cannella e con cioccolato. Sì, per fare i due diversi impasti. Non capito. Il terzo, questo qua, è pasta semplice. Capito. Ci metti un po' di vaniglia? No, semplice, così. Ci avete messo un pizzico di sale? La pasta frolla senza sale. Isola, la pasta frolla è neanche un pizzico di sale. Sì. Ci va, Allora. È un must nella pasta frolla. Signorine, ho dimenticato il sale. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Thank you.
Grazie.
Ce le si appiccica dopo. Cosa? Cos'è che fa di bello? Bagno Maria ci spiegava del rame. Perché rame, scusi? Il rame lo viene usato adesso perché non ho lo strumento del bagno Maria, però se a casa si ha una pentola normalissima qua dentro, un'altra pentola che non balli troppo, oppure una ciotola, la cosa importante è che l'acqua non vada dentro il cioccolato perché sennò impazzisce e sta lì sempre dietro. E se inizia a bollire l'acqua, abbassare il fuoco semplicemente e non si deve togliere. Quindi il discorso dei gruppi che mi venivano è che mi era entrata dell'acqua o che avevo messo anche dell'acqua forse, un po' di latte per asciugare. Bene, perché se nel cioccolato fuso entra l'acqua, impazzisce e quindi non viene più dalla consistenza che dovrebbe essere. Invece se ha dei grumi, non so, potrebbe essere che magari ci sia rimasti dei pezzi grandi ancora non sciolti, non saprai. Oppure dipende dalla composizione del cioccolato. Sì, anche la qualità. Sotto. Com'è che si chiama quella spatola là? Vediamo se te lo ricordi. La lecca pentola. Lecca pentola. E invece quel cacavellino con il fondo concavo, come si chiama? Di solito si usa per lo zucchero caramellato con rame, perché è un grande trasmettitore di calore. Il zucchero caramellato raggiunge centinaia di gradi, è anche abbastanza pericoloso, e quindi si usa il rame. Ed è concavo proprio perché il calore si distribuisce un po' su tutta l'area. Però in questo caso lo usa come trasmettitore di calore per un bagno a Maria, in modo che il cioccolato scioglia, insomma raggiunge temperature molto che non attacca ma non brucia. Ecco, ricordatevi di questo quando guardate i MasterChef o le trasmissioni televisive, dove in un quarto d'ora c'è tutto pronto e fatto. No, è faticoso questo lavoro, è impegnativo e spesso quando c'è caldo è molto duro. E quando c'è il servizio, in un'ora devono servire tutti e devono essere di una velocità straordinaria, tutto aver pronto, in un metro e mezzo devono aver tutto per fare le cose. Ci vuole tanta passione ovviamente. Soprattutto in pasticceria. No, la pasticceria è molto più delicata. È meno frontale perché è tutto preparato prima. La pasticceria non ha tutte le dinamiche che ha per esempio la cucina in generale. È una branca dove lavorano prima e preparano tutto per tempo, deve essere tutto freddo quando si serve. Però quando c'è il servizio in cucina è un momento un po' stressante. Pensate che si siedono anche 100 clienti e entro mezz'ora devono essere tutti serviti. E non è così facile quando hai 6-7 fornelli soltanto e siete in 2-3 in cucina. Tu lavori all'esterno? Sì. E tu? Io ho lavorato a Gardala. Ah. E quindi sai cosa vuol dire? Ci sono 100 persone. Quindi sai cosa vuol dire il periodo del servizio? L'estate anche. Quanto si corre? Si dimagrisce tanto. Sono dimagrita. No, è molto stressante. Invece anche adesso perché il cliente non si trova sempre il cliente delicato e gentile. Magari non c'è solo lui, quindi. E poi la preparazione, cioè, deve essere tutto fatto impeccabilmente. E adesso dove lavori nei fine settimana? Adesso studi soltanto per la maturità? Sì. Lavoravo al Bue d'Oro qua a Valeggio, ma ho dovuto smettere per questioni di esami che ho quest'anno. Quindi il lavoro quest'anno è la maturità, perché non è facile la maturità qua. Sono neri o bruciacchiati?
bella, facciamo così. Senti che profumo. Valentino. Era di là, era già nel mondo dei sogni. È che ti sto filmando per quello. Guarda che questa placca fa anche 200 gradi, per cui... Adesso? No! Ah, in passato. Ma sei come i pirati, tranquilla, io ne ho di cicatrici. La casa può essere riutilizzata anche più una volta, sì, questo stesso colore. Sì, sì, la carta forno sul segno. Pronti? Voglio vedere com'è. Sì. Attenzione, come si fa a vedere, signore? Si intinge di realtà, diciamo. Meno sporco possibile. Anche quando li si appoggia una volta che c'è, non si toccano non più. Fare la striscia, così, perché dopo quando si raffredda si alza la striscia e si rovina. Sì, non sono rimaste seguite anche. Un'altra decorazione potrebbe essere semplicemente con la forchetta. Cosa pensate che... chi è che se li mangia quelli? Beh, immagini non c'è tanto, spero. Spostati però, se no okay. No, non è felice. Nel senso che, esatto, nel senso che effettivamente non esiste la patata da gnocco, come non esiste la patata la fritta o robe così. La patata è patata. Ci sono solo delle stagionalità, ok? Ci sono stagionalità in cui la patata vengono raccolte, inizio settembre, ottobre, novembre, ok, dove contiene più acqua. Ma quando arriviamo a aprile, maggio, giugno tengono meno acqua e quindi diventano più pastose, più fragolose, più via. Allora, il modo è sempre lo stesso comunque, sia che siano pastose, meno pastose, così via, è sempre un chilo di patate e mezzo chilo di farina. Ma c'è anche il muovo? Sì, anche su un uovo e in più anche la noce moscata. C'è la cipita del veronese, insomma, la noce moscata ci vuole. Ma che deve essere più cosa stai preparando? Guardi il tarocco, certo, quello lì. Sì. Voi lo chiamate? La classica terminologia mantovana, vero? Voi lo chiamate? È la cosa. Sì. E che cos'è il tarocco? Adesso ve lo è la carta singola dei tarocchi? È la spatola. È la spatola, ovviamente. Sono un o è una persona in difficoltà? Bella, non l'ho mai sentita tarocco però per la spatola. Com'è? È un po' piccolino quello. Allora, facciamo la righetta? Sì, dai, facciamogli la righetta, va.
Con la forchetta? No, con la scabarra. Ah, beh, la fanno anche col pollice i veronesi. Sì, ma nessuna cosa. Con la grattugia. Sì, c'è la veronese. I veronesi si sono inventati la grattugia col pollice. Ma noi è solo a Verona però, sappiate. Invece si usa la forchetta, no? La scuola del gnocco è molto antica, è molto bella, perché davanti alla pietra del gnocco San Zeno distribuivano i gnocchi con la pietra ed erano gnocchi di pane, infitti nel grasso, che era una cosa lussosa. C'è anche una bella narrazione di Cangrande che va a visitare Guglielmo Castelbarco, il castello di Affi, che era un suo vassallo, e gli dà da mangiare pane e gnocchi. E lui mi scrive, Cangrande, tu mi affami la gente, mi dai da mangiare pane col pane, e l'ha messo 5 giorni in prigione per questo. Nella capitolare c'è la narrazione. Quindi si sa che i gnocchi, nel Medioevo, erano panini piccoli che venivano distribuiti davanti a San Zeno il 24 aprile. Quindi mettiamo il buono, dite ragazze. Storia delle ricette. Poi è solo mettilo sul giorno. Quella è l'acqua. Non so se ce la so, però aspetto il bollitore. Questa è la fase più complessa in cui ci si scotta, perché l'acqua. Bisogna andare più attaccati possibile all'acqua, così non si friggono. Ricotta con i gnocchi si sposa molto bene. Thank you.
solo questo, assaggiatevi quello lì. Sopra. Ci vogliono due cose diverse, ma non ce l'abbiamo. Allora. Signori, buon appetito. Qua si fanno tante foto ma si assaggia poco. Ma prima di rovinare da me, ecco, ti serve lo tappo? Sì, sì, sì. Raccogliamo i commenti a caldo. Un commento caldo. Cos'è che ha detto lei? Spaziale. Spaziale, davvero, guarda. Questo qui, con perché ha mescolato la cannella con la ricotta e ha messo il peperoncino nel cioccolato. Ah, c'è il peperoncino nel cioccolato. Si sente, sì. Spettacolare. Grazie. Ecco, siamo alla fase finale, ovviamente, dei frollini, giusto, i biscotti che avete preparato. E adesso facciamo un applauso. Grazie, bravissime, alla prossima volta. Anche al professor Casagrande. Sono di giovane, di vero che le eroine. Siete state bravissime, adesso lo giuro.